Bravissime! Signorina Casalpusterlegno, che Casalegno, casa queste, che lo metta in testa, Casalegno. Ce l'ho in testa, grazie. Cosa c'è, un addio annubilato? Dai, ci vediamo dopo. Che spettacolo! Bene, bene, su un container, bella seratina. Sì, hopla. Scusi, ma Dichi. Lei non doveva essere davanti al computer? È successa una disgrazia. Eccola. Non me ne parli. È successa una disgrazia, sì. Ma ha preso il virus. C'è un virus grosso come una pantegana. Oddio, come c'è il virus? Tre virus, pericolosissimi perché si riproducono alla velocità di Mino Reitano. Non te ne liberi più. Uno sono riuscito a ucciderlo con una scopa. Gli altri due hanno cominciato a girarmi per casa, hanno infettato mia nonna, adesso ha problemi col download, non riesce più a scaricarsi. Sì. Certo. Bel complessino, ragazzi, ma perché non andate a suonare da un'altra parte? Che qua c'è gente che lavora. Scusi, di chi? Perché? Ma perché? Io ma sai, perché? Sai che io una volta facevo parte di un complessino folk, avevo un sì. complessino folk, eravamo in due, B-folk, mi ricordo. E una volta ho suonato. Una volta. Hopla. Una volta le dichi solo che una volta ho suonato anche una casa di riposo. Tempo 5 minuti che stavo suonando, i vecchietti hanno cominciato a raccogliere firme per l'eutanasia. Posso capire, certo. Ma perché non si va a fare un bel giretto, non so, poi in là, magari anche all'estero? Stetti all'estero, andai ai giochi olimpici in Grecia, sai, sono stato giù. Alla serata inaugurale mi sono fatto tutto il parcheggio dello stadio. In che senso? 8.476 macchine in divieto di sosta, ha battuto il record mondiale delle multe. Sì. Guardi che qua. E via via verso nuove multe. Di qua è pieno di campeggi e alberghi. Perché non va a farsi un giretto? Sa quante macchine ci sono nei divieti? Stetti anche lì. Solo che ieri sono stato lì, c'era un turista tedesco, non esagero. Sarà stato alto così, però era cattivo, molto cattivo. Ha tentato di strangolare mia moglie. E lei è intervenuto, spero. No, perché ho visto che ce la faceva da solo. Via via verso nuove avventure. Un applauso al vigile più simpatico d'Italia. Certo che se fossero tutti così sarebbe una pacchia, vabbè. Abbiamo appena visto i costumi dell'euro. Insieme alla moneta unica, l'Europa in questi anni ha un altro comune denominatore sportivo: una nuova stella del ciclismo. Lui ha vinto 2 giri d'Italia e l'ultimo l'anno scorso. Sto parlando di Gilberto Simoni. Grazie, buonasera. E benvenuto, hai visto che belle ragazze qua sul lago? Bellissima, veramente. Effetto... Poi il rosa li dona rosa. Anche a me. Sì, anche a te, devo dire anche a te, assolutamente. Grazie. Sì. Appunto, allora, parlando di te, no? Quante maglie come questa hai ancora intenzione di vincere? Ma guarda, proprio quest'anno a Verona c'è una bella maglia tutta bianca con molti colori, sarebbe veramente... Magari anche qualche altro colore, non lo so, giallo... Giallo, sicuramente ci proveremo ancora. Assolutamente sì. Perché la Francia per noi italiani è una cosa sempre difficile, però non è impossibile. No. Bisogna provarci. Poi insomma, atleti come te. Sì, testardi più che altro. Allora, in bocca al lupo. Grazie, per crepi. I mondiali e vinca il migliore. Sempre, quello sempre. Ciao a Grazie tutti. Grazie a Gilberto Simoni. Ciao.